Ora vi raccontiamo una bella storia di inclusione sociale. La squadra di calcetto Anelli Mancanti è formata da richiedenti asilo e rifugiati politici, ma non ha un campo dove allenarsi in cerca di qualcuno che li adotti. Ce ne parla Sara Meini. Questa squadra è composta da ragazzi provenienti dall'Africa che sono richiedenti asilo o rifugiati a seconda che abbiano o no ricevuto la protezione internazionale. Ma sono qui e nessuno più può togliermi. Si allenano il sabato pomeriggio al Parco delle Cascine a Firenze, spogliatoi rigorosamente all'aperto e nessuna possibilità di una doccia nel dopo seduta. Il capitano della squadra si chiama Mohamed e tutte le volte, con fatica ma anche con entusiasmo, raggruppa i compagni. Il mio obiettivo, per vinto il campionato, questo campionato, per vincere questo campionato, dopo facciamo un grande festival per tutti i ragazzi. La maggior parte dei ragazzi della squadra Anelli Mancanti non ha un lavoro stabile, vive alla giornata e soprattutto ha una storia toccante da raccontare. Per venire qua non è facile, veramente. Passando sul Sahara non è facile. E dopo questo mare non è facile. Quindi posso dire che sono fortunato ad arrivare in Italia. E molti sono morti nel mare, quindi io ringrazio Dio per essere in Italia. In Africa c'è tanti problemi, perché nel mio paese c'è guerra etnica, così, quando in Europa non c'è problema. Io piace in Italia, tutta Italia, non solo Firenze. Ora c'è tre bambini. Sempre io penso alla mia famiglia, ma come si fa? Perché non c'è nulla. Quando c'è documenti, c'è lavoro meglio, voglio loro vieni qua in Italia. Io voglio Italia, vivo in Italia come italiano. Durante la settimana c'è poi la partita del campionato WISP. I ragazzi preferiscono parlare di calcio per distrarsi dai tanti problemi quotidiani che incontrano. Il fenomeno della squadra è Boubacar. Il suo obiettivo è quello di diventare un calciatore? Questo è il mio sogno. Voglio essere un grande giocatore. Non si lamentano, ma certo più arriva il freddo e più per loro è difficile allenarsi e per questo chiedono un aiuto alla città. Stiamo cercando da un po' di tempo di ottenere delle convenzioni, dei supporti da parte delle istituzioni della città, ma che per il momento non ci stanno venendo particolarmente incontro. Ora che ci stiamo abituando a essere una società sportiva vera, una società sportiva seria, sarebbe anche una necessità avere un campo nostro su cui magari ospitare le squadre ospiti e fare allenamenti nostri. Poi comincia la guerra.